la giornata di oggi ha visto una, diciamo, serie di vini che abbiamo assaggiato, degustato, apprezzato, che vengono da diverse regioni d'Italia, quindi dal sud, Basilicata, Sicilia, salendo in Toscana, in Liguria, in Veneto, per finire poi anche in Friuli Venezia Giulia e addirittura fare una puntata nella Serbia. E sono tutti vini che ci raccontano, come dire, una storia, che la viticoltura a cui siamo abituati noi negli ultimi decenni, negli ultimi 100 anni, è una viticoltura che produce anche tanti vini che ci sono stati importati, che abbiamo noi stessi importati nell'Ottocento, no? Quindi i vari francesi, Sauvignon, Chardonnay, Pinot. Ma l'Italia è invece la nazione europea che ha più vitigni autoctoni. Bella manifestazione che parla di vini che rispecchiano la fatica umana, quindi il lavoro dell'uomo, il lavoro svolto nei secoli, e un lavoro tra l'altro che continua, perché si vede poi nelle famiglie con le generazioni che seguono e continuano a fare un qualcosa che ha dato lustro e gloria ai padri, ai nonni, con tanta fatica, poco guadagno molto spesso, però un recupero del territorio, dei vitigni e di quello che deve essere la visione legata a una vita dell'agricoltura e della vite. Non posso fare altro che confermare le parole di Renato. I produttori sono delle persone, attraverso di loro possiamo ritrovare dei vecchi metodi o dei metodi tralasciati a causa di vedute magari troppo moderne, ma non troppo moderne, perché aperte, tutt'altro, che chiudono un po' le tradizioni, chiudono il sapere, chiudono il ragionamento, l'osservazione della natura, il risparmio delle energie, e quindi vini da terre estreme, vini estremi, contemplano un po' tutto, non sono un binario su cui caricare di tutto, ma sono dei ritratti di persone e di località. Confermo tutto quello che hanno detto Renato e Paolo, e vi aspetto a Matera per la prossima edizione di Vini da Terre Estreme.